Lo scorso anno sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti per l'accoglienza, oltretutto in una situazione di totale anarchia dove nelle periferie delle nostre città la situazione è diventata insostenibile. Noi vogliamo dare risposta a questi cittadini e dire che l'Italia non può sopportare il costo di un'invasione, perché i numeri ci dicono questo e soprattutto ci dicono che la stragrande maggioranza delle persone che arrivano non hanno diritto a ricevere la protezione internazionale. Noi andiamo avanti su questa strada, dopo la CEI faccia quello che crede, ma noi ovviamente non ci fermerà la CEI. Io mi augurerei che magari la CEI si occupasse e facesse le stesse battaglie anche a difesa della famiglia naturale e anche contro la teoria del gender. Sorprende che invece le faccia soltanto per favorire l'invasione del nostro paese.